altro? Sì, conosceva Alfio Ferlito, eventualmente in che rapporti era con costui? Lei conosceva Ferlito? Personalmente, sì. Ha avuto modo di conoscere Ferlito? Sì. Ha avuto modo Sì, modo di conoscere. di conoscerlo e di avere a che fare con lui? Sì. Dove e quando? Dove e quando? Facevi sigarette, doppie sigarette mi sa fare la droga. Era amico di Stefano Faceva Botta. sigarette, significa che si occupava di contrabbando Faceva di contrabbando di sigarette di Catania. C'era pure io a Catania a pigliare mille, o ci mandava per conto mio a pigliare mille. E c'era qualcuno che mi ci accompagnava pure. C'era qualcuno? E mi ci accompagnava pure. L'accompagnava? Sì. E dopo c'era che veniva Stefano Bontà, perché era intimo amico di Stefano Bontà, e tutto ci inserito. Perché i catanesi, i chiusi, se ne volevano niente, volevano ammazzare. Era appoggiato di Stefano Bontà, e tutto ci inserito, e così arrivò a campare un altro po' di tempo. Quando dopo si mangiava la Bontà, si mangiava pure tu, come lei sa, cade a Calanza, ci fece una festa. Hanno fatto la festa. Altro? Insomma, il periodo in cui l'ha conosciuto, lo può precisare? Operato fu nel 74, 77, 78. Insomma, dopo che lei era No, diventato. prima di uomo d'onore lo conoscevo. Ah, prima che lei diventasse uomo Sì. d'onore. E chi aveva i vecchi ci arrivavano a Catania. Allora, in periodo precedente l'ha conosciuto Perché era alla promessa sua di sigarette a entrata Napoli. nell'organizzazione. Avvocato, non c'entrano le domande, per ora stiamo facendo delle domande, poi quando avremo il difensore lei farà la sua domanda. No, perché io mi avete costretto a revocare quella disposizione che avevo dato. No, mi dite come avete, intendiamoci. Qualcuno, ovviamente. Allora, partecipi. 83, all'anno spento? È in grado di precisare in che rapporti, per quelle che sono le conoscenze dell'imputato, Ferlito fosse con il Santa Paola? Sa qualche cosa dei rapporti tra il Ferlito e Santa Paola? Ferlito era una famiglia, ero Santa Paola, però prima di Santa Paola c'era Pippo Giuseppe Caccedone, o compare di Michele Zazza, e c'era pure il fratello di Caccedone, il suo Pippo era senza voce, aveva un microfono per parlare. Pippo Caccedone aveva un microfono che non aveva. Ah, aveva un microfono che si E appoggiava alla c'era gola il per fratello poter essere Antonino. sentito. Cioè era senza le corde vocali Sì, o lo qualche periodo cosa che del conoscevo io, era io un rappresentante di Catania. Perché era pure un mezzo di sigaretta a Napoli, era amico pure di Stefano Bontà e tanti altri. Era compare Michele Zazzi. Ora è rimasto suo fratello Antonino, se è ancora vivo, di Santa Paola. E Santa Paola e il Ferlito erano i rapporti erano. Prima era, o Ferlito dipendeva il suo Pippo, dopo ammazzare a Pippo è rimasto tutto di Santa Paola. Come infatti il fratello di suo Pippo passò nei Santa Paola. A me mi scianizza se ancora è vivo come l'hanno ammazzato. E ammazzarono fratello tutti insieme, una cosa normalissima. E Ferlito dipendeva da Santa Paola. Essendo amico di Bontà e di inserirlo, quando gli dirò caccio, rieno, quittare un Palermo, ci fece ammazzare. Perché era una persona molto importante. Era appoggiato a chi si Palermo. Altro? Un'ultima domanda. Sempre per quelle che sono le conoscenze dell'imputato, sa se l'omicidio di Ferlito è da addebitare alla commissione o a parte dei componenti della stessa? Qualche cosa dell'omicidio di Ferlito? Di preciso non sa so niente, però nel nostro ambiente elementare è da abitarlo Santa Paola, perché pensare non è che l'appa Palermo ammazzarlo, ma l'appa Santa Paola, perché poi ti viene, non è che poi ti in Palermo, e ti viene, perciò la cosa cammina retta retta. E dico solo del Santa Paola è in grado di precisare, Sì, o? Proprio di Santa Paola, perché a Edu ci interessava, non sapete nemmeno si vede, perché era amico di Palermo. Diciamo per bontà e inserire. Grazie, Ma e Presidente. Santa Paola avrebbe potuto commettere questo omicidio senza avere un consenso da parte della Commissione? Ma siccome già avevano tanto di quella larga mano, cioè la commissione la tenevano quando ci faceva comodo, non ci faceva comodo, facevano i suoi fatti, perciò non avevano problemi. Dopo che ne ammazzano tante, poi danno un'accusa perché è giocatore, perché fanno una traversaria, ammazzo. Perciò ammazzare un Ferlito, farci un'accusa, è facile. Oggi la mentalità di oggi si usa così, non è come una volta. Si ragionava, diciamo, ne ammazziamo, avremo una traversa. Oggi appena è, ammazzalo. Una vita umana non costa niente. Altro? Grazie Presidente, ho terminato.